Un buon pomeriggio con le nostre breaking news. Cominciamo dalla cronaca. Sarebbe stato il padre a picchiarla e offenderla. Così una minorenne ha raccontato ai carabinieri di Sansepolcro la sua vicenda, una vicenda appunto di maltrattamenti e offese avvenuta nella scorsa notte. Andiamo adesso in Casentino, si perde nei sentieri dell'Alto Casentino mentre era diretto verso una struttura ricettiva di Badia Prataglia. I carabinieri lo hanno salvato, una brutta avventura ieri sera per un giovane turista svizzero in vacanza nelle foreste casentinesi. Lui stesso ha dato l'allarme ai propri familiari che si sono poi messi in contatto con i titolari della struttura dove era diretto. Il giovane ha riferito di essersi perso a Poggio Drogo, tra i sentieri che collegano Stia, Camaldoli e Badia Prataglia. I proprietari hanno avvertito il nucleo dei carabinieri di Bibbiena e i carabinieri della tutela della biodiversità di Camaldoli, che hanno poi rintracciato il giovane in buone condizioni. Infine parliamo di lavoro e vaccino, perché proprio questa mattina è stato firmato l'accordo tra le associazioni di categoria e l'ASL Toscana Sud-Est per la vaccinazione diffusa dei lavoratori operanti appunto nel territorio che pertiene alla nostra ASL. Ed è tutto per le nostre ultime notizie, grazie per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento su Teletruria.